Bene ragazzi, come sempre partiamo utilizzando una forma di partenza che in questo caso è la sfera, dal quale grazie allo strumento Move iniziamo a modellarci molto brevemente quelle che sono le forme basi del nostro King Boo. Ora con lo strumento di selezione abbiamo dato forma a quella che è la bocca, dal quale andiamo con il gizmo, andiamo a sottrarre e a far rientrare la parte che appunto ci interessa. Andiamo a smussare leggermente quelli che sono gli angoli e ora sempre con la stessa tecnica, ma in questo caso andando ad estrarre, andremo a crearci quelle che sono le sopracciglia molto caratteristiche del personaggio. Con lo strumento Crease andiamo a crearci la scanalatura e a rifinire ancora di più quelle che sono appunto le sopracciglia, e mentre con lo strumento Flatten andiamo a schiacciare quelle che sono la parte degli occhi. Ora partendo sempre da una forma originaria come una sfera, andandola a trasformare utilizzando i parametri del gizmo e lo strumento Drop, ben con un pennello molto grande, andiamo a modificarlo per andare a creare quella che poi sarà la lingua. Come vedete andiamo a creare brevemente le inclinazioni, a scolpire quelle che sono le pieghe della lingua appunto, e poi sempre con lo strumento Gizmo lo andiamo a posizionare e a ridimensionare affinché possa essere delle dimensioni corrette per essere in armonia con la figura base che ci eravamo creati in precedenza. Con gli strumenti Drag e Move, sempre con i pennelli grandi, possiamo andare a modificare leggermente quelle che sono le linee guida, gli angoli, per renderli sempre più armoniosi. Ora con lo strumento Paint abbiamo dato un colore di base a quella che è la lingua e ora ci andiamo a creare quelli che sono gli occhi. Partendo sempre da una sfera, la modifichiamo per renderla ovale e schiacciata e andiamo a dargli quel colore viola acceso che lo caratterizzano appunto gli occhi del personaggio. Tramite lo strumento Gizmo andiamo a inclinarlo, a posizionarlo nella posizione corretta e dopodiché non ci resterà di fare altro che duplicare la forma e posizionarla dall'altro lato. Ricordate sempre di lasciare le forme separate, ma soprattutto di rinominarle così da avere sempre sotto controllo ciò su cui state lavorando. Per evitare di andare poi a modificare quelli che sono i tratti che sono corretti, quindi che non volete che vengano mossi dagli strumenti Move e Drag, io come al solito utilizzo lo strumento Mask, poi invertendo la selezione posso andare a muovere, a modificare, senza però incorrere nel rischio di modificare le parti che invece non mi interessano. Ora tramite lo strumento Smooth vado leggermente a levigare la superficie della testa. E ora invece andiamo a creare i denti famelici che contraddistinguono questo cattivone. Una volta creato il primo dente non vi basterà fare nient'altro che duplicare la forma per fare l'altro dente grande, poi duplicare ancora una volta riducendo le dimensioni per fare i due denti centrali. Questa operazione richiede poco tempo e ci permetterà di avere i denti fatti in maniera corretta, e ora tramite l'aiuto dello strumento Paint e di seguito dello sfumino andiamo a creare quelle che sono le sfumature presenti sui denti. Facciamo lo stesso anche con la lingua, andando ad aggiungere qualche particolare di luce, ad esempio andando a scurire la parte più interna della lingua e poi andandola a sfumare con lo strumento appunto sfumino. Una volta terminato la base del corpo di King Boo è arrivato il momento della coroncina. Personalmente ho scelto di procedere in questo modo, creando partendo da una base come un cilindro,
al quale ho ridotto il numero di facce, e poi tramite lo strumento Move and Drag sono andato a crearmi le punte della corona. Poi tramite lo strumento Trim ho ridimensionato a quelle che potevano essere appunto le dimensioni corrette, e andato poi ad aggiungere alcuni particolari con altre forme originali, come questa ciambellina che farà appunto da contorno, e di seguito un altro cilindro modificato appunto per poter essere inserito sulla testa di King Boo. Ora è giunto il momento del diamante. Non vi nascondo che è stato un momento tragico. Penso di aver fatto 10, 15, 20, 25, 50, 100 prove prima di poter raggiungere una forma soddisfacente. Quindi con lo strumento Trim sono andato a ricreare quelle che possono sembrare alcune facce di questo diamante, e poi tramite i vari strumenti di colorazione ho cercato di dare proprio un riflesso originale, come fosse un diamante. Una volta posizionato sulla corona, sempre tramite lo strumento Gizmo, è possibile ridimensionarlo alla forma giusta. In questo caso il file non ci servirà come file di stampa, quindi non sono stato particolarmente attento nel far sì che le facce combaciassero oppure a fare un mesh corretto, ma semplicemente affinché avesse la giusta posizione per essere quanto più fedele possibile alla nostra figura. Ed ecco, questo è il risultato finale insieme a Luigi. Se ti è piaciuto il video, lascia un like e seguimi per non perderti gli altri video.